Chi ha costruito questo organo e perché è importante? Questo organo è stato costruito da Marcello Ciurlo, è stato l'ultimo esponente di questa dinastia di costruttori d'organi sammargheritesi, quindi una gloria locale. Ha costruito strumenti nel Levante genovese in un momento in cui il modo di costruire gli organi stava cambiando e quindi in questo momento di transizione, più o meno a metà 800, gli organi stavano diventando delle vere e proprie orchestre. Le figlie di Giovanni Baccarini hanno partecipato, penso, a un momento molto emozionante. Sì, certamente, questa è stata una cosa molto bella. Sicuramente sarebbe piaciuta tantissimo sia a papà che alla mamma. Diciamo, la loro vita si è svolta a Portofino e a Portofino volevano lasciare un segno. Papà aveva proprio deciso di lasciare qualcosa di sé e della moglie proprio in questo paese che gli aveva dato il lavoro, che gli aveva dato anche l'amore della sua vita. E quindi che cosa ha donato a Portofino? Ha donato 10.000 euro per fare questo evento meraviglioso. Devo dire che Don Alessandro ha dato il massimo, messo insieme proprio tutti i parrocchiani, insomma è stato veramente un evento che ci ha toccato molto. Com'è nata la manifestazione odierna e qual è il messaggio principale? Papa Francesco nell'esortazione Evangelii Gaudium, che è il manifesto del suo pontificato, dice in un passaggio: la Chiesa promuova l'uso delle arti in continuità con la ricchezza del suo passato. Ecco, anche il recupero di uno strumento storico importante come quello dell'organo Marcello Ciurlo di Portofino si colloca su questa falsa riga.